ragazzi chi in maniera più visibile ha dato un contributo determinante, penso con Figustrianautica alla struttura e penso soprattutto agli imprenditori che si sono fidati, che hanno accolto questa sfida, perché hanno deciso di fidarsi di una serie di regole condivise che potranno consentire in questi giorni di vivere in sicurezza un'esperienza che è e rimane una delle esperienze più emozionanti del mare. Io credo che in questi momenti vadano ringraziate anche le persone che consentono alla fine della filiera produttiva di garantire a coloro che scelgono di vivere il mare che il mare sia un luogo sicuro, e quindi lasciatemi ringraziare la Guardia Costiera. C'è qui l'ammiraglio Pettorino, lasciatemi ringraziare le donne e gli uomini che molto silenziosamente tutti i giorni consentono, a volte anche in un dialogo faticoso con il mondo più privato, ma sempre con l'obiettivo di garantire la sicurezza. Quando stai al mare sicuro, dai la possibilità di stare in mare a tutti. E in questo momento anche di lutto per la Guardia Costiera, domani saremo a Milazzo per celebrare i funerali. Lasciatemi ricordare anche chi in questo mare, nei nostri mari, per una scelta di vita, di mettersi al servizio delle persone, ha perso la vita, perché anche questo ci deve sempre ricordare come il mare sia meraviglioso, ma abbia anche, diciamo così, un grado di pericolosità, abbia bisogno di un'attenzione molto particolare. Lasciatemi anche ricordare come il governo, tra mille polemiche rispetto alle quali io ho sempre avuto un atteggiamento totalmente laico, in questa città e in questa regione ha deciso comunque di fare un investimento perché riconosce questa città e questa regione strategiche. Fare un investimento comunque prima delle drammatiche vicende del Morandi, della ricostruzione meravigliosa del Porto San Giorgio e durante e dopo, perché in questa regione che ha le strategicità descritte prima dal Presidente Toti, si possono realizzare e completare una serie di infrastrutture che possono rendere ancora più potente l'economia del mare, già sprigionata con le attuali condizioni dei porti. E con il grande sforzo che le autorità portuali e i privati fanno quotidianamente proprio sul fronte del mare. Alla luce di questo, ed è tutto evidente che oltre ad accompagnare con risorse, come abbiamo avuto modo di dire, forse in maniera ancora informale, perché non abbiamo ancora mandato in Parlamento il Presidente della Commissione dei Ministri con l'elenco delle opere che commissarieremo e che ovviamente, diciamo, prima le finanziamo, poi le commissariamo. Diciamo sempre questo, penso appunto alla diga di Genova. Noi ovviamente, oltre a un tema infrastrutturale, come dicevo prima sul tema del recovery, dobbiamo accompagnare la crescita di questo settore. Uno dei punti sui quali si è concentrato di più il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e io porto a termine un lavoro al quale avevo dato un contributo quando stavo al Ministero dell'Economia, perché all'epoca si cominciò prima parte, diciamo così, normativa sulla semplificazione. Ecco, noi dobbiamo portare a termine esattamente in questi giorni, perché sono stati espressi pareri da parte delle commissioni e deve tornare in Consiglio dei Ministri il correttivo del codice della. E nel correttivo, parallelamente nel regolamento che ormai ha concluso il suo iter, noi ci siamo dati un obiettivo che è molto ambizioso in questo paese. È ambizioso, guarda. Dico che di tutte le cose che ho fatto nella pubblica amministrazione, secondo me è l'obiettivo più complicato in assoluto. Paradossalmente più complicato di quelli fiscali e di tasse che diceva prima il presidente Cecchi, e cioè semplificare. Semplificare è una cosa complicata. Sono 12 anni che sto in Parlamento, diciamo, ho fatto qualche esperienza di governo, da terza, seconda, prima fila, quella è veramente la sfida. Ci riusciamo un pochetto, perché dal 1º di gennaio abbiamo finalmente lo sportello unico di portista, che è secondo me un passo avanti importante in termini di semplificazione, che consente a questo settore di. Questa magari non è una spinta,
ma non è una corda che ti lega la gamba, no? Mentre le risorse economiche che arriveranno con il recovery sono una spinta, questo è togliere un laccio che ti teneva fermo una gamba e magari dovevi correre saltellando su una gamba sola, ok? E poi c'è questa scelta molto condivisibile per una come me che vive il mare come lo vivo io, quindi diciamo così, in una condizione minimale in termini anche soprattutto di tempo dedicato, no, all'esperienza del mare, più ne dedico di più sul piano professionale, diciamo così, che su quello più turistico, che è tutto il tema della nautica sociale che abbattendo i costi per le imbarcazioni piccole sostanzialmente consente ad un numero maggiore di persone di poter accedere a quel tipo di opportunità di vivere il mare e quindi ha un effetto turistico ma avrà un effetto importante sulla filiera industriale costruttiva perché evidentemente allarga, abbattendosi costi di gestione, allarga la platea di coloro che potranno accedere a questo tipo di attività. Non mi sottraggo nemmeno sul tema dell'IVA, anche se diciamo così ovviamente molto ben seguita, come raccontavo anche il Presidente Cecchi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal mio collega Gualtieri, ovviamente il fronte vero adesso che stiamo ballando, cioè che abbiamo deciso di dare questo tipo di risposta all'Europa, il fronte vero è quello di garantirci che gli altri non si comportino, non siano autorizzati a comportarsi in maniera da determinare condizioni di non concorrenzialità sul piano fiscale. Le condizioni ci sono perché lo sta accadendo, oggettivamente ha ragione il Presidente, nel senso che ci sono paesi che già stanno, diciamo così, applicando e realizzando condizioni di natura fiscale sul fronte soprattutto del leasing e del noleggio, che sono quelli che descriveva prima, quello del 10%. Quindi noi non solo, noi con l'autorevolezza di quelli che vanno là e dicono, allora noi questa cosa l'abbiamo risolta, però adesso pretendiamo che nell'arco di un tempo ragionevole, che è qualche mese, non è qualche anno, giusto? È qualche mese, gli altri la risolvano come l'abbiamo risolta noi, perché le condizioni di mercato devono essere condizioni di mercato per tutti. A maggior ragione in un'esperienza come quella di Covid, dove è sufficiente cambiare una virgola avanti e indietro di una normativa fiscale o di una normativa regolatoria e mandi fuori il mercato interi settori e interi pezzi del paese. Quindi sul fronte, diciamo così, più tecnico, dobbiamo, uno dei prossimi consigli dei ministri, abbiamo già chiesto la calendarizzazione formale del correttivo e quindi riteniamo che insomma, nell'arco di qualche di un paio di settimane di riuscire a completare quest'anno. Concludo. Noi come Ministero abbiamo fatto una scelta, credo, mi auguro, spero che alla fine di questa nostra esperienza questa scelta dimostrerà di essere stata molto fruttuosa. Noi riteniamo, abbiamo ritenuto e lo stiamo dimostrando tutti i giorni, normativamente nell'emergenza e nelle scelte di vision e di prospettiva. E anche con risorse che in passato non erano state dedicate, noi riteniamo che l'economia del mare sia un punto di leva fondamentale per il rilancio del paese. Lo pensavamo in tempi di crescita bassa pre-Covid, quando tutti si interrogavano, no? Quali sono le cose che dobbiamo fare per ritornare ai livelli prima della crisi del 2008? Quali sono le misure economiche che possiamo utilizzare per essere più competitivi? Dall'analisi, dalle valutazioni che noi abbiamo fatto dal nostro insediamento ad oggi, e gli operatori del settore sanno che io sto dicendo una cosa che ha una coerenza quotidiana nelle scelte che stiamo prendendo sia sul piano normativo che sul fronte delle risorse. Noi riteniamo che l'economia del mare sia un punto di leva. Io so che il dibattito pubblico è molto più interessato al cemento e al ferro, dal quale peraltro non possiamo prescindere e sul quale peraltro nel nostro piano Italia Veloce ci sono risorse, miliardi, strategie, scelte, eccetera, eccetera. Prima con Lucci, prima di salire sul palco, si parlava del grande investimento che il Ministero ha già fatto e continuerà a fare sulla mobilità urbana a Genova, ok? Ma un paese che non si rende conto che avendo i 2/3 a coste,
e avendo sistemi, autorità di sistemi portuali in molti casi già straordinariamente, diciamo così, infrastrutturate, in molti casi aventi bisogno di piccoli interventi per fare grandi salti di qualità. Un paese che ha la filiera nautica più importante del mondo, sì, soprattutto sulle grandi dimensioni, ma tra le più importanti anche sulle dimensioni minori. Un paese che ha competenze, che ha capacità di rigenerazione innovativa e oggi, grazie a tutti voi, dimostra di avere questo livello di resilienza proprio sull'economia del mare, perché questo ne è un pezzo importante. Non può non rendersi conto che quando io ai convegni prima parlo dell'economia del mare e poi parlo di quanti chilometri di alta velocità farò, lo faccio perché lì dietro c'è una visione del paese. Di questa visione del paese noi ci auguriamo di continuare a dimostrarvi con l'attività quotidiana che voi siete giocate un ruolo strategico. Grazie, perché oggi dimostrate ancora una volta di più di quanto abbiate merito nel giocare questo ruolo strategico. Grazie, allora proprio una battuta finale.